Ciao ragazzi, oggi vi parlo di una cosa che a non tutti piace, cioè il reggisella telescopico per bici cross country. Perché ve ne voglio parlare? Perché dipende da che cross country fate. È vero che in tanti mi scrivono: no, ma io cross country il telescopico non serve. Ok, se fate un sentiero come quello, il telescopico non vi serve. Se iniziate a fare dei drop come questi, come vedete questo è un drop dritto, verticale completo, di un paio di metri. Allora, questo ovviamente si fa anche con la sella su, si fa tranquillamente con la sella su, si fa un fuorisella, ti appoggi la sella sullo stomaco e lo fai. Ma se tu provi a farlo con la sella abbassata, cambia dal giorno alla notte. Se in una gara o in un percorso fai un pezzo solo così non c'è problema, ma se incominci a fare una discesa di 500-600 metri appesa a questo livello piena di tornanti, ebbene lì la sella sullo stomaco prende i colpi, ti rallenta e non sei in sicurezza. La stessa identica discesa la fai con la sella abbassata in maniera completamente sicura, perché abbassi il baricentro, quindi sei più sicuro e guidi molto meglio la bici. Io nello specifico ho un telescopico della Pro, il Koryak, con il suo comando al manubrio ovviamente per l'apertura e il passaggio cavi interno. Ragazzi, vi voglio dare un attimo un consiglio sul montaggio del comando appunto del telescopico. Vi sconsiglio di montarlo come l'ho montato io, ma di montarlo se potete, perché io l'ho montato così perché non posso, ma se potete dovete montarlo così come esce di fabbrica appunto il comando del blocco ammortizzatore e forcella. Perché quando voi siete in discesa, cosa succede? Voi andate a interagire con il reggisella spostando il pollice sopra. Questa operazione qui fa in modo che può succedere questo. Mentre se voi avete il comando sotto, la mano rimane piantata sulla manopola. Quindi sia di qui che di qui, avere l'impugnatura così e comandare sotto è molto meglio che dover spostare sopra, perché una volta che fate così avete la mano che può scivolare. E quindi se potete montatelo sotto. Era solo l'ultimo consiglio. Appunto, questo è un telescopico con passaggio cavo, questo è un cavo che va al comando qua sotto. Preferisco decisamente a cavo, perché almeno la manutenzione me la posso fare io, e rispetto all'idraulico che avevo prima, che comunque spurghi e menate. Invece col cavo è molto più comodo, quantomeno proprio più comodo da farci manutenzione. Eccolo qua. Sentite che bel ciocco che fa. Quando hai finito la discesa, importantissimo cross country, schiacci qui e lui tacchi in un attimo torna su, così che puoi ricominciare a pedalare. Ma come vi dicevo, su una discesa come questa, che fa anche Matteo con la bici a cross country senza reggisella telescopico, si fa, perché si fa. Ma se tu la vuoi fare in modo più sicuro e più divertente, perché appunto finché un drop è una discesa sola non è un problema, la fai. Ma quando si tratta di fare parecchie discese, ebbene, la posizione è completamente diversa. Ti faccio vedere adesso i due passaggi miei. Infatti, uno col telescopico alzato e uno col telescopico abbassato. Vedi proprio la posizione in sella come cambia. Come avete visto, questa è la discesa col telescopico aperto, quindi la sella sulla pancia. Come avete visto, la differenza è sostanziale. Ora la scelta è vostra, perché se fate delle gare sapete che la differenza si fa in salita, e quindi un telescopico che porta 300-400 grammi in più può fare la differenza. Se invece andate per divertirvi, il divertimento è assicurato con la sella bassa, così come la vedete qua, che in un secondo schiacci il bottone, si torna su e si torna a far cross country. Fidatevi, ho degli amici e delle amiche che dopo anni di insulti hanno deciso di provare il telescopico e mi hanno detto: quando mai non ho provato prima? Provare prima di giudicare. Ciao, alla prossima.